piuttosto intensa in Parlamento e varie. E quindi prima di darti la parola volevo in qualche modo, in modo almeno sommario, riassumere un attimo il punto o i punti che sono emersi in questo nostro dibattito che vede candidati o l'intera classe dirigente, chi è riuscito a raggiungerci tra una neve e l'altra, insomma, e che va avanti dalle 10 di questa mattina. Io ho segnato 4 punti essenziali. Il primo punto, per quanto riguarda la vicenda, diciamo, certificazione, autenticazione per presentare le liste, la legge, il primo punto è che noi denunciamo la violazione patente di questa legge, oltre che la sua irragionevolezza, oltre che la sua obsolescenza, da tempi immemorabili. Nel 2000, ad esempio, denunciamo elezioni regionali a tutte le procure della Repubblica, la situazione senza nessun riscontro. Quindi l'attenzione, diciamo, alla irragionevolezza della legge la poniamo da lungo tempo. Una fotografia, o la conferma di una fotografia di quello che è successo in tutta Italia in questi mesi scorsi, dove la non applicazione della legge elettorale, anzi l'illegalità compiuta da parte delle istituzioni preposte, mi riferisco a comuni, autenticatori, alla RAI che doveva dare informazione, insomma l'illegalità delle istituzioni preposte alla procedura della certificazione e autentificazione delle firme si è risolta nella preclusione di tutta una serie di liste in giro per l'Italia. La preclusione dovuta appunto al fatto che nessuno ha fatto il suo dovere si è tradotta nella preclusione del diritto di voto di centinaia di migliaia di cittadini che solo 8 mesi fa ci avevano onorato del loro voto alle elezioni europee. In questo contesto, già particolarmente ipotecato, e che esclude dal diritto di voto non solamente i privilegiati elettori del Lazio, elettori presupposti PDL del Lazio, ma anche cittadini altrettanto di serie A sparsi per tutta Italia, in questo contesto piomba diciamo da 10 giorni la questione Lazio, la questione Lombardia, con relativo decreto e relativo commenti vari, eccetera. Poi nella situazione Lazio, che qui dettagli li conosciamo tutti e che credo abbia adesso alle 6 un altro punto e un altro elemento, un'altra tappa, diciamo. In tutta questa vicenda si inserisce a maggior ragione che a 20 giorni dalla scadenza elettorale non si è visto uno straccio di avvio di campagna elettorale Rai TV, non si è vista mezza tribuna nelle ore di massimo ascolto, anche lì in aperta violazione dei termini di legge che tassativamente impongono 30 giorni, almeno 30 giorni dalla scadenza elettorale. Tutti questi elementi concorrono nel dire che le regole del gioco, o meglio, che il gioco sembra impazzito, fuori controllo, con una serie anche di diciamo imprudenze, chiamiamole così, frette, soluzioni o invenzioni di strumenti che non solo non fanno nulla per chiarire la situazione e per rendere i diritti a tutti e non solo a quelli diciamo più privilegiati, ma anzi ci sembrano ulteriormente avviati ad ulteriori impazzimenti. Io oggi sentivo ad esempio un'ipotesi o un orientamento di rinvio delle elezioni nel solo Lazio, cosa che trovo francamente esilarante, per non dire di peggio. Da chiedersi, come noi abbiamo proposto,
se a questo livello di impazzimento del gioco democratico, che può peraltro aprire la strada a mille contestazioni successive all'esito elettorale per mille ragioni giuridiche che abbiamo approfondito, non sia più serio, più semplice, più lineare, più comprensibile azzerare la situazione, porre rimedio a questa legge inapplicata, inapplicabile, violata, obsoleta e comunque la vogliamo chiamare, insomma, in una situazione che riconsenta una campagna elettorale seria di 30 giorni in termini televisivi, che restituisca i diritti a tutti i cittadini e non a quelli particolarmente tenuti in conto, a condizione che siano in qualche zona geografica e di qualche orientamento politico, perché gli altri, se stanno altrove e magari pensano diverso, hanno diritti affievoliti, non si sa per quale motivo. Ed è la proposta che avevamo fatto e abbiamo continuato a fare prima, anche prima, poche ore prima che arrivasse invece poi il decreto di cui sappiamo. Comincio col dire, ecco, spero che questi mesi, questi pochi mesi, siamo riusciti a capirci meglio e, insomma, a trovare una chiave, via via la perfezioneremo naturalmente, di rapporti reciproci che devono essere basati, secondo me, sul rispetto, sull'autonomia e anche sull'amicizia. E io credo che questo modo, questa chiave ci consenta di avere anche opinioni diverse, ma di riconoscere un terreno comune e anche spero poco a poco che la convenzione che ho io, che voi siete gente seria, sia una valutazione reciproca, che siamo seri anche noi, diciamo quel che pensiamo e quando si dicono delle cose, quelle cose devono diventare dei fatti. Allora, io comincio dicendo che questo concetto, al di là delle contingenze, insomma, di oggi, potrebbe consentirsi di andare più nel profondo. Ecco, io ho in testa, voi siete un partito radicale, io ho in testa nel mio partito l'obiettivo di un grande partito popolare. Questo dobbiamo razionalizzare, che significhi che un comune terreno, per esempio, di tutela e sviluppo della democrazia e della libertà può avere svolgimenti diversi. Io sento fortemente, cercando di interpretare un partito popolare, l'esigenza di coniugare questi temi di libertà con i temi di emancipazione sociale, soprattutto in un paese che per ragioni storiche profonde può dare dei pezzi di libertà senza accorgersi, e quindi tenere sempre molto collegato il tema sociale, il tema democratico, e di vedere anche gli elementi di mediazione, di costruzione, paziente, che può aiutare a far evolvere la mentalità. Siete una forza del quale l'elemento indicativo, preziosissimo, prevale, prevale appunto nel testo radicale, quindi evidentemente le posizioni e gli obiettivi. Ecco, credo che questi due modi devono trovare la maniera di non indebolirsi mai vicendevolmente, anche su posizioni e opinioni diverse. Non dico di essere organicamente complementari, questa è una stupidaggine, però di avere cura l'uno con l'altro, di non diciamo tagliare l'erba, perché stiamo parlando della democrazia, della libertà di questo paese.